Benvenuti cari amici videogiocatori, siamo ritornati anche questo 2020, siamo ritornati con un nuovo video. Voglio esaminare una questione spinosa, e cioè il gaming retail sta sparendo oppure no? Voglio parlarvi di questo appunto perché negli ultimi mesi sono venute fuori due console, la Google Stadia e la Xbox All Digital. Queste due console appunto riguardano il gaming unicamente digitale. Quindi la mia domanda è: secondo voi il gaming è meglio farlo con il retail fisico o in digitale? Voi come vi trovate meglio? Ma andiamo a esaminare la questione più approfonditamente. Per quanto riguarda la console Microsoft, quest'ultima è caratterizzata dalla mancanza del lettore Blu-ray. Infatti è possibile leggere solo i giochi digitali che vengono scaricati attraverso l'abbonamento al Season Game Pass della Xbox, oppure è possibile scaricare dei giochi. Ci sono tre giochi in omaggio all'interno della confezione. Il pad è tutto simile alle altre versioni della Xbox. Quando riguarda Google Stadia invece la situazione è un pochino differente. Infatti qui non avremo a disposizione una console, ma ci verrà fornito un joypad dalla forma anche piuttosto ergonomica e comoda, caratterizzata da un ingresso per i jack cuffie. C'è la possibilità di poter giocare anche su smartphone, in quanto all'interno della confezione è anche presente un supporto per poter mantenere lo smartphone al di sopra del joypad. È presente il Google Chromecast, con il quale è possibile collegare appunto Google Stadia al nostro televisore e giocare a 4K a 60 fps. Questa soluzione per l'appunto è caratterizzata dal gaming in cloud, infatti i giochi verranno salvati all'interno del cloud e noi potremo riprendere la partita sia che giochiamo da televisore che da smartphone che da computer. E il browser per poter fare tutto questo è Google Chrome. E niente, questo è tutto quello che riguarda Google Stadia e Xbox One S All Digital. Tutto sommato comunque questa strada si era già intrapresa durante la settima generazione, infatti gli store PlayStation, Nintendo e Xbox già permettevano di acquistare le copie digitali dei videogiochi, quindi probabilmente la strada era già segnata da tempo. Un altro indizio è stato il fatto che i videogiochi sono ormai sprovvisti dei manuali di istruzione, con artwork eccetera. Quindi probabilmente delle collector come queste ce le dovremmo dimenticare e dovremmo adattarci a quello che è il gaming moderno, quindi all'All Digital o a Stadia o probabilmente una nuova console Sony che si appoggerà completamente a questa nuova tecnologia. Fatemi sapere nei commenti se siete dei vecchi dinosauri come me che amate il gaming fisico, quindi amate la copia, il retail, oppure se siete dei videogiocatori moderni che non hanno tempo da perdere andando a comprare il videogioco, vogliono risparmiare spazio in casa senza avere necessità di collezionare e hanno voglia di giocare ovunque, quindi che sia su smartphone, computer oppure televisore. Vi invito a iscrivervi al canale, a mettere un mi piace, a condividere e nulla, questa è la mia opinione al riguardo. Vi ringrazio della visione e vi saluto. Alla prossima!